Spostarsi con i mezzi pubblici fra le città abruzzesi sarà più semplice e chiaro. Basterà un click nella sezione Google Maps per ottenere la ricerca orari, il travel planning con le relative fermate fino alla destinazione desiderata. Grazie all'accordo sottoscritto fra il Polo di Innovazione nel Trasporto e nella Logistica in Oltra, Google e la Regione Abruzzo, Dipartimento delle Infrastrutture e dei Trasporti, tutti gli utenti potranno beneficiare di servizi di digitalizzazione e infomobilità degli orari di trasporto. Sì, diciamo una novità che finalmente è arrivata anche in Abruzzo e che appunto noi riteniamo sia indispensabile per poter fornire un servizio moderno ed efficace ai cittadini. Infatti con questo modo è possibile già delineare un percorso e quindi vedere in che modo raggiungere la località di destinazione nel più breve tempo possibile, avendo le più informazioni possibili. Io ringrazio Polinoltra per aver collaborato con la Regione in questo servizio. È chiaro che è un primo passo, in quanto non tutte le linee sono state digitalizzate e quindi non tutte sono ancora presenti, però riteniamo che nel giro di qualche mese si possa portare a compimento questa iniziativa e fare in modo che tutto il trasporto pubblico locale della Regione Abruzzo possa essere visibile su mappe e quindi tutti i cittadini possono avere in tempo reale le informazioni necessarie. Sì, diciamo che non è un'app specifica, nel senso che noi abbiamo utilizzato le strutture di Google, nel senso che abbiamo come polo attivato una collaborazione con Google e quindi Google ci ha dato un accesso al suo sistema per inserire i programmi digitalizzati. Quindi noi che abbiamo fatto? Abbiamo prima digitalizzato fermate e esercizi, poi abbiamo preso questo file con un formato compatibile con i sistemi Google e l'abbiamo inserito nel mondo Google. Quindi in realtà non esiste un'app separata, ma è l'app di Google Map che noi tutti quanti utilizziamo per i nostri spostamenti, dove inserisci semplicemente origine e destinazione e attivi l'opzione trasporto pubblico, che è quell'iconcina che c'ha il tram, mi sembra. Quindi una volta fatto quello, automaticamente ti escono tutti gli orari inseriti. Oggi ci sono inseriti solo quelli della Difonso, di cui sono anche presidente, e del Trenitalia, però ovviamente è un sistema aperto, nel senso che è un contenitore dove tu più inserisci, più questi dati poi appaiono agli utenti. Quindi chiunque può andare su Google Map, inserisce origine e destinazione, attiva l'iconcina trasporto pubblico che mi sembra che sia a destra dell'icona autovettura e automaticamente il sistema gli propone tutte le soluzioni di viaggio.